due copertine di questo mio talk. Una è quello che avete, l'altra faccia degli scopi, oppure l'altra degli scopi. Per sottolineare, questa è la nostra intenzione, il nesso fondamentale tra la teoria degli scopi, che io amo chiamare scopistica, termine inventato da noi, ma che neanche in vocabolari italiani, grazie a Tullio De Mauro, è un termine insomma che aveva un significato, perché non c'è potere se non relativamente a scopi, e non ci sono scopi se non ho i poteri per cui poterli perseguire e raggiungere. Ma c'è un'altra copertina che invece in inglese, e mi scuso infatti perché gran parte del talk è un mix di slide italiane e di slide inglesi prese da varie conferenze e da vari corsi, e che andrò anche parecchio di corsa, scusatemi anche per questo. La seconda copertina è che io stresserò in particolar modo perché è necessaria una fondazione cognitiva del concetto di potere e dei poteri, e qual è l'importante dinamica e tipi di poteri e la dinamica complessa tra i vari tipi di poteri. È chiaro che il potere è un'azione assolutamente centrale nel comportamento umano e nella società e nell'interazione umana. Non esistono relazioni e interazioni umane senza rapporti di potere, Foucault, esattamente. Di più direi, ma tantomeno è impossibile che si creino costrutti istituzionali, con artefatti istituzionali come la conoscenza, il denaro, eccetera, eccetera, senza la creazione di poteri e di gerarchie di poteri. E inoltre non sarebbe possibile nessun piano collettivo, nessuna azione collettiva cooperativa con i suoi risultati di successo senza che si creino in quest'ambito relazionale rapporti di potere e anche di autorità di chi è leader o di chi obbedisce. Ma questa strutturazione del potere nella società centralità implica anche una insolvibile e inevitabile problema di delega dei nostri poteri e di alienazione dei nostri poteri degli individui. Su questo mi soffermerò. Torniamo al punto. Perché la scienza cognitiva dovrebbe avere qualcosa di rilevante da dire a proposito del potere? Qual è il ruolo della cognizione della mente nella dinamica dei poteri? La tesi che io sosterrò è che quella di potere non è una nozione sociologica, non va affrontata con un approccio sociologico, come è sempre fatto nei manuali, nelle enciclopedie, eccetera, eccetera, come formazione, eccetera. Va fondato il potere, che viene dal latino potest, posso, e non è un concetto sociale, sulla teoria dell'azione in quanto azione guidata da scopi, intenzionale, goal-driven, e quindi sulla teoria degli scopi. E poi su questo sottolineiamo ci sono diversi tipi e diverse forme anche di potere sociale, non riducibili banalmente a quello normalmente definito, con delle differenze dinamiche. Inoltre che dobbiamo fare una teoria di come i poteri si trasformano in altri poteri, la storia dei poteri, l'uno nell'altro, e come i poteri si trasferiscono, i poteri si appropriano, i poteri si accumulano, eccetera, eccetera, dinamiche, ma questo presuppone teoria della mente. Allora, cominciamo da che cos'è il potere, o più esattamente che cosa non è il potere. La definizione, sapete, io tengo sempre molto ai concetti. Il potere, come dicevo, non è una nozione sociologica, ma è prima di tutto un costrutto psicologico, o meglio cognitivo, mentalistico. È più esattamente la relazione tra un individuo che ha dei bisogni, dei desideri, cioè degli scopi, dei scopi, e i suoi mezzi, le risorse e le capacità, quindi i mezzi. X ha il potere di, io chiamerò power off, raggiungere, soddisfare un certo scopo G. Se e quando è capace e in condizione di fare qualche cosa per realizzare questo scopo. Questo significa che ha il potere di quello scopo. Ma queste condizioni che lo rendono e danno il potere sono di due tipi: sono esterne e interne, poteri esterni e poteri interni. Poteri esterni che ci mettono in atto, in condizione, sono le risorse materiali, i soldi, le infrastrutture, gli strumenti, ma anche le relazioni, i supporti relazionali, le possibilità di scambio, le reti sociali, ma anche i diritti, eccetera, quindi importanti rapporti e poteri esterni di tipo materiale e di tipo sociale. Ma ci sono poi i poteri interni, quelle condizioni interne che mi rendono in grado di la conoscenza, l'intelligenza, la capacità di ragionare, l'informazione, ma anche la motivazione, avere la motivazione, se non mi frega niente, che potere è, sono demotivato, la capacità di decidere, il crearsi aspettative, progetti, ambizioni e perseguirli, ma anche il know-how, essere competente, capace, avere delle skills, ma anche il senso di competenza, il senso di self-esprimersi, e così via, tutte condizioni interne, sia pratiche, che di feeling, di vissuti che mi rendono in grado di, che mi danno il potere di. Ma tra questi poteri interni ed esterni, materiali, sociali, psichici e capacità, ci sono dei circoli, dei
virtuosi e viziosi, non sono delle cose indifferenti tra loro, si influiscono uno con l'altro, i poteri esterni danno poteri interni danno poteri esterni, le risorse esterne fanno acquisire poteri interni e viceversa, ad esempio, scusate la figura, perché diamo ai nostri bambini piccoli degli stimoli, dei giochi, delle cose da fare tintinti, perché sappiamo, che è successo? Scusate. Perché sappiamo, se non hanno esposizione a possibilità di stimolare, di giocare, di interessare, non sviluppano, capiscono, capacità e motivazione. Cioè l'accesso a poteri esterni, adesso non mettiamo a parte di risorse anche materiali, sviluppa le mie capacità, l'acquisizione di capacità, la mia esplorazione, la mia curiosità, apprendo, ma questo mi motiva, perché a me mi piace apprendere la situazione, mi sviluppa la mia motivazione, ma la motivazione sviluppa le capacità, ma la motivazione rende quelle risorse, perché che me frega, interessanti per me, e la capacità le rende cose utili, cose interessanti, quindi c'è un circolo virtuoso di sviluppo tra risorse esterne, capacità interne, motivazione, eccetera, o un circolo vizioso, non ho esposizione, non ho possibilità di esplorare, non ho possibilità di apprendere. E quindi questi circoli viziosi e viziosi sono molto importanti tra i diversi poteri interni e esterni, che non vanno separati. E questi circoli viziosi o virtuosi sono seri, perché una seria mancanza di un potere di per sé tende a mantenersi, e persino aumentare. La malattia, l'ignoranza, l'ostilità, la povertà non è che migliorano di per sé, tende a peggiorare. Ci vogliono stimoli di altra natura, altri poteri che spingono a. Ma soprattutto diversi tipi di mancanza di poteri si interiscono negativamente l'uno con l'altro. Non è mica una correlazione statistica accidentale che la povertà comporti malattia. I poveri muoiono 5 anni mediamente, 5 anni prima dei benestanti. Ma in genere sono più malati. La povertà espone a malattia per condizioni di vita, per incapacità di curarsi, per ignoranza, eccetera, eccetera. E la malattia espone a povertà, perché se sono malato non potrò studiare, non potrò lavorare, non potrò fare... E viceversa anche, non viceversa, ma la povertà espone all'ignoranza, ti dà probabilmente, ti sei probabilmente ignorante, ma l'ignoranza non ti favorisce certamente il benessere, l'acquisizione di benessere, è più facile che tu sia povero, e così via, e così via, e così via. Circoli viziosi di marginalizzazione, inferiorità sociale che si aggravano uno con l'altro a causa di queste mancanze dei poteri che interagiscono uno con l'altro. E questa è, bisogna capire questi circoli viziosi e virtuosi in tutti gli ambiti. Ad esempio, un errore che in ambito clinico tipicamente si pensa che ciò che cura è soltanto l'intervento tecnico, terapeutico o medico, e il resto, il sociale, è un'operazione di assistenza, assistenza sociale. Sì, ti do delle relazioni, dei rapporti di supporto, delle di supporto, ti do dei diritti, ti do un supporto, una casa, ti do dei soldi, risorse materiali, ma questa è assistenza sociale, non è così banale. Le risorse materiali e sociali cambiano i miei vissuti, impattano sui miei processi psichici, su quello che io voglio, decido, mi sento in grado di decidere, eccetera. Perché la malattia è in realtà un percorso in generale di perdita di poteri, di disempower, ed è un profondo vissuto e ruolo sociale di perdita di poteri. Io sono sottomesso agli altri, soggetto agli altri, ed addirittura gli altri decidono per me. Questo è il processo del malato, il ruolo sociale del malato. Quindi bisogna stare attenti a questa distinzione semplicistica tra i poteri in senso materiale, sociale, eccetera, e i aspetti psichici. È più complessa la questione. E torniamo al nostro claim. Perché è fondamentale nella teoria del potere la centralità della mente, della cognizione e delle scopi? Per due ragioni. Prima di tutto, come potere in sé. Le capacità cognitive sono una capacità cruciale, un potere cruciale, conoscenza, intelligenza, ragionamento, e questi sono dei poteri fondamentali, ma anche scopi, essere motivati e avere interesse vero. Ma c'è un altro aspetto. La capacità mentale è fondamentale per avere potere, perché se no non ne dispongo, se non ne sono consapevole. Avere potere significa anche sapere di averlo, se no non ne dispongo. Ho veramente un potere di qualche cosa, di raggiungere e fare per lo scopo? Sono veramente abile in condizione di esercitare questo potere se non ne sono consapevole di avere questo potere? Se non ho consapevolezza dei miei poteri? No. Un serio handicap che abbiamo noi agenti cognitivi è che per avere veramente un potere dobbiamo anche sapere, sentire di averlo, sentirci autonomi e indipendenti. Se no mi sento dipendente. Se io non mi sento capace, autonomo, non penso di avere potere, io mi rendo dipendente.
perché non la consapevolezza mi manca. Quindi c'è una fondamentale componente soggettiva dell'avere un potere che se no mi rende dipendente. Per esercitare e avere veramente un potere bisogna sentire, sapere sentire di averlo, sentirsi di avere potere. Sento di avere il potere, un fondamentale empowerment soggettivo, e va al di là del sentire, di sapere di avere i poteri che ho praticamente, di sapere che ho quei poteri. È un vissuto più profondo. Mi devo sentire che sono io autonomo nel decidere, che posso decidere, sono in grado di decidere, sono io che mi governo. Devo avere sentire autonomia nelle mie decisioni, allora mi sento veramente empowerment, mi sento autonomo veramente, mi sento artefice di me stessa, di me stesso. Sia pure sulla base di supporti sociali, sì, ma chi scelgo io, decido io, paritaria, eccetera, eccetera. Ma c'è un altro aspetto dell'importanza della consapevolezza della mente per avere un potere. Ho veramente un potere di qualche cosa se non ho quello scopo? Se mi è indifferente, se non me ne frega niente, se non sono demotivato da quello scopo? No, è un potere potenziale. Se avessi quello scopo avrei quel potere, ma di fatto non avendo lo scopo non lo perseguo, non lo faccio. Quindi questa motivazione, l'aspetto scopistico, non è altrettanto nemmeno importante nell'avere soggettivamente il potere e quindi acquisire questo potere. Questo va in scontro con la teoria di Amartya Sen, non leggete tutto perché sono le parti rosse. Con la teoria di Amartya Sen, grande Amartya Sen, una grande teoria delle capabilities, molto importante, di grande rilevanza sociopolitica. Ma Amartya Sen c'ha un limite, dovuto alla sua formazione economicistica e quindi liberal-liberista. Lui dice in un'intervista recente a un quotidiano italiano: bisogna distinguere tra il reale conseguimento della salute e la capacità o meno di conseguirla. Questa dipende dalla reale opportunità delle persone, indipendentemente dal fatto che poi decidano di utilizzarlo o meno. Solo un supporto esterno, un accesso esterno. Se una persona beve o fuma smodatamente, si può affermare che gode della stessa opportunità di tutti gli altri. Infatti, nessuno l'ha costretto a bere o a fumare. È una sua scelta. E se a causa di ciò si ammala o muore prematuramente, non è certo perché ha avuto minori opportunità di conseguire una buona salute, ma perché non ha saputo usarle in modo sensato. Se adottiamo il punto di vista delle capabilities, imbocchiamo la strada delle pari opportunità di salute, ma della libertà di farne o non farne uso. La visione liberista e liberale gli impedisce di entrare sulla libertà dell'individuo. Quella è una cosa sua intoccabile. Ma questo riduce le capabilità soltanto a supporti e condizioni materiali o di giuridiche esterne. Non è così. Le capabilities, il fatto che io posso o non posso, dipende anche dai miei stati cognitivi. Ho avuto la conoscenza giusta, ho avuto l'educazione giusta, ho avuto l'informazione giusta, ho stato motivato a, ho capito cos'è la malattia, cosa porta il fumo. E se no mi ha elevato le capabilità di libertà. Le capabilità non sono soltanto risorse esterne, accessibili materialmente, sono anche poteri interni che mi devi dare e che sta a te darmi. Sì, altri la mia libertà. Ma quale libertà ho se mi lasci nell'ignoranza o nella demotivazione, non capisco niente, non so niente? E quindi questa posizione di Amartya Sen è piuttosto naive dal punto di vista cognitivista, perché la conoscenza ovviamente cambia le nostre preferenze, le nostre scienze, cambia le nostre motivazioni, e quindi è un potere, una risorsa fondamentale che tu mi devi dare, anche se interna, se cambia la mia mente. E adesso veniamo a costruire finalmente sul potere individuale che abbiamo definito, il power off, il potere di raggiungere uno scopo, i poteri sociali, i vari tipi di poteri sociali. La base fondamentale iniziale del social power è la dipendenza. Noi dipendiamo gli uni dagli altri, dipendiamo gli uni dagli altri, dipendiamo gli uni dagli altri. Cioè perché? Perché non abbiamo tutti i poteri che ci servono. La dipendenza, che è la base della socialità, implica una mancanza di potere. E questa mancanza di potere mi può rendere dipendente da un altro, ho bisogno di un altro. X dipende da Y per un suo scopo G, per una sua azione A che gli serve per lo scopo. Se lui non ha il potere di fare quell'azione e raggiungere quello scopo, non è autonomo, non può fare da sé. Mentre Y, l'altro, avrebbe il potere di fare quell'azione, capacità di quindi realizzare quello scopo di X, se lo fa. Il problema è perché lo dovrebbe fare. Quindi X ha bisogno dell'altro, di Y, per quella certa azione per realizzare il suo scopo, se no non potrà realizzarlo. Dipende dall'altro, non è autonomo. Non mi soffermo sulla teoria dell'autonomia, anche se è molto importante, perché penso ci dedicherà spazio Rino nella prossima talk che farà.
Quindi nasce su questa base una struttura sociale, una rete sociale fondamentale socialmente, che è la rete di dipendenza. Le gente si trovano in un mondo comune, nascono in un mondo, si trovano in un mondo comune. Che cosa vuol dire un mondo comune? Che stanno nello stesso mondo. Vuol dire, non è un fatto spaziale, temporale, vuol dire che interferiscono gli uni con gli altri. Sono in un rapporto di interferenza. Che vuol dire? E le azioni di lui possono impedire il risultato di una mia azione o favorirlo. E un'azione dell'altro, la mia azione può interferire, impedire il risultato dell'azione dell'altro o favorirla. Interferenza tra i nostri poteri e tra le nostre azioni. E questo ci rende dipendenti uni dagli altri. Quindi, dalla rete dei poteri degli individui, messi in un mondo comune, interferenti gli uni con gli altri, nasce, emerge una rete di dipendenza. Il network, dependency network dei poteri. Un agente A dipende per i suoi scopi da E, da F, da I, da D, da vari rapporti di dipendenza. Perché? Quello vuol dire che lui avrebbe per il suo scopo Q il potere di I, freccetta rossa, per l'altro scopo è il potere di A, il potere di A, il potere di I, ma per lo scopo R non ha il potere di. Non può questo potere, dipende da altri. Quindi, partendo da questa base di questo individuo che alcune cose le può raggiungere e cose non le può raggiungere, si crea un rapporto di dipendenza. Per esempio, A potrebbe avere bisogno per un certo scopo P, sia di D che di E, dipende dal fatto che tutte e due agiscono, dipendenza AND. Oppure può dipendere OR, ha bisogno o di G o di F, uno di due faccia l'azione e allora raggiunge un certo scopo. Oppure dipende da B, ma B dipende da C, quindi c'è un rapporto indiretto di dipendenza. Molti complessi reti di dipendenza. Mi interessa focalizzarmi sulla dipendenza mutua e virale reciproca, poi vedremo perché. Sono due tipi di dipendenza reciproca. G ha bisogno di I, dipende da I per il suo privato egoistico scopo P, mentre l'altro dipende da lui per il suo privato egoistico scopo Q. Incontro di due egoismi, di due interessi egoisti. Io ho uno scopo, tu c'hai il tuo scopo, ma io ho bisogno di te e tu hai bisogno di me, ma ognuno per i cavoli suoi. Questa è la base dei rapporti di scambio, della rete dello scambio. Naturalmente questo è esposto facilmente alla fregatura e alla menzogna, agli imbrogliati. Perché una volta che ho avuto quello che serve a me, perché cavolo dovrei fare quello che serve a te? Sono stupido. Quindi i rapporti puramente di scambio sarebbe razionale fregarti. Molto diverso il rapporto di dipendenza mutua, in cui dipendiamo l'uno dagli altri, ma per uno scopo comune, per un obiettivo comune, per un progetto, un valore comune. Da soli non ce la facciamo. I miei poteri non bastano a raggiungere questo scopo. I tuoi poteri non bastano, ma se li associamo, se ci mettiamo assieme, se creiamo un potere comune, un co-power, ce la facciamo. Rapporto molto diverso, la base della cooperazione in senso stretto, in cui è razionale fregarti, perché se frego te frego me, non raggiungiamo lo scopo. Quindi è interessante però che ci sono questi rapporti di potere bilaterali, su questo tornerò. Ma questa è la rete di dipendenza oggettiva, ma ce ne interessa la dipendenza soggettiva. La conosco io nei rapporti di dipendenza? Ci sono varie possibilità. È possibile che la gente A, che dipenderebbe da tutti questi altri agenti, non sappia che ha bisogno di E o di G. Purtroppo non capisce questo rapporto di dipendenza, quindi magari non può raggiungere quello scopo che non sa che rivolgersi. O può darsi che creda di dipendere da C, ma questo è falso, si inganna. Pensa di essere dipendente, non è vero. Quindi la dipendenza e rete noi ci rappresentiamo non è necessariamente tutta vera la fotografia della porta di dipendenza oggettiva. Quindi abbiamo diversi livelli di emergenza. Primo, agenti in un mondo comune, sbattuti in un mondo comune, interferenti gli uni con gli altri con i loro poteri. Da questo emerge un livello di dipendenza oggettiva, un network di dipendenza oggettiva. Ma poi c'è, come me lo rappresento io, l'emergenza cognitiva di questo network. Quello che io vedo o non vedo di questo rapporto. Ma questo livello di dipendenza soggettiva, feedback, perché dal momento che io penso di essere dipendente, mi nascono nuovi scopi, ma questi scopi nella mia mente cambiano quindi la situazione di base, perché cambiano i miei bisogni, i miei scopi, i miei desideri, eccetera, eccetera. Quindi è un ciclo top down, bottom up, top down, bottom up. Torniamo a questa costruzione dal potere individuale ai poteri sociali. Perché? Perché appunto sulla base della teoria di dipendenza possiamo costruire il primo concetto fondamentale di potere sociale verso gli altri. È l'altra faccia di un rapporto di dipendenza. Se A dipende da B, ha bisogno di B, B acquisisce un potere su di lui, un controllo su di lui, che io chiamo power over, potere sull'altro.
vuol dire che i tuoi scopi stanno nelle mie mani. Quel tuo scopo te lo faccio raggiungere io o non te lo faccio raggiungere io. La tua felicità o realizzazione sta nelle mie mani. I tuoi scopi sono sotto il mio controllo. Ho un potere su di te, nel senso sui tuoi scopi e quindi sul tuo risultato. Quindi se Y dipende da X per un certo scopo, automaticamente X si becca un potere sull'altro, il potere di fargli raggiungere o non fargli raggiungere il suo scopo. Ma su questa base può costruire un nuovo potere. Dal momento che io ho in mano i tuoi reward, che sta a me darti un premio, una punizione, soddisfazione, reazione, io lo userò per altre cose, per farti fare quello che dico io, per influenzare il potere di induzione, di influenzamento. E finalmente siamo arrivati alla nozione tipica di base sociologica del potere, quella di Max Weber. Il potere, la mia capacità di far fare a qualcuno qualcosa che non farebbe. È il terzo livello in questa costruzione che noi facciamo top down. Abbiamo identificato... Scusa Cristian, ricordo a tutti per favore di spegnere i microfoni perché sennò si genera rumore. Prego Cristiano, vai avanti. L'impressione di Cristiano si sia frizzato. Sì, sembra bloccato l'immagine. Eccolo. Ecco, è tornato. È al microfono spento. Perché non ti sentiamo? C'è il microfono spento, Cristiano. Ma continua. È sempre spento. Ecco, intervento. Adesso funziona? Adesso sì. Adesso sì. Sì. Dicevo. Scusate. Questo l'avete sentito, no? Dicevo che noi costruiamo il potere sociale, diversi gradi di potere, dal bottom up, dal potere individuale. Se io ho un certo potere di, un mio potere individuale, ma tu dipendi da me, hai bisogno di me per i tuoi scopi di questo mio potere, ma allora io mi becco un potere su di te, sociale, sui tuoi scopi, sta in me farti raggiungere, non farti raggiungere i tuoi scopi. Ma grazie a questo potere over su di te, io raggiungo un secondo potere sociale, il potere di farti fare quello che dico io. L'influenzamento di quelli, che come ho detto è la nozione tipicamente sociologica del potere, quella di Max Weber, il potere, la mia capacità di far fare a qualcuno quello che dico io, quello che non farebbe altrimenti. No, questo è già solo il terzo livello ed è il secondo livello dei poteri sociali. Quindi facciamo questa costruzione dal basso dovuto ai poteri personali e ai rapporti di dipendenza. Quindi io uso in questa visione dal basso il mio potere su di te, sui tuoi scopi, il fatto che stai nelle mie mani, per farti fare quello che dico io. Però non tutto il potere di influenzamento, di indurti a fare qualche cosa, sfrutta il potere su di te e sui tuoi bisogni, sui tuoi scopi e gli incentivi. Tantomeno non necessariamente in modo negativo, come minacce, punizioni, costrizioni, sanzioni. Usare anche la faccia dolce, la faccia promettente, per influenzarti, i premi, il vantaggio, se fai questo avrai questo, le promesse, quindi la faccia più di influenza più benevole, non opprimente, non oppressiva, non sempre il provvedere sull'altro è oppressivo. Ma non solo questo, non necessariamente per indurre qualcuno a fare qualcosa, per usare il presidio di influenzamento, quindi posso avere delle facce bonarie, quello che si chiama soft power, in cui ti induco, per esempio, a fare qualcosa assieme, a cooperare, non è che mi sto imponendo a te, non ti voglio imporre niente, abbiamo valori comuni, cose comuni. Ma soprattutto non è sempre il potere sui tuoi scopi, sui tuoi bisogni, nelle mie mani, che serve a influenzarti. Ci sono anche altre basi di influenzamento. Posso riuscire a influenzarti e farti fare quello che vorrei che tu facessi per persuasione e prestigio? Perché tu mi vedi come il tuo modello, vuoi fare quello che faccio io, oppure mi vedi come il tuo leader, pensi che io so quello che devi fare, oppure per autorità, perché c'è obbligo, c'è una norma morale, sociale o giuridica, per obbligazione deontica, eccetera, eccetera. Ci sono varie basi di potere di influenzamento, di cui quella originaria è il potere sui suoi scopi. Scusate. Diciamo, ci sono diversi tipi di potere,
abbiamo visto il potere sull'altro, sta a me soddisfare o frustare i tuoi scopi, il potere di influenzarlo, sono in grado di indurti a fare o non fare quello che dico io, c'è un co-power, mettiamo assieme i nostri poteri, così abbiamo il potere, da solo no, ma tutte e due insieme ce la facciamo, e quindi la base cooperation, ma ci sono anche altre forme su cui voglio soffermare. Il potere comparativo, la posizione di potere comparativo fondamentale alla vita umana, io sono meglio di lui, lui è sotto a me, lui è sopra a me, ma io sono per lui inferiore, gli è superiore, chi è meglio, chi è peggio, lui è il più simpatico della classe, lui è il più intelligente della classe, lui è il più meglio del nostro sportiere, chi è più... collocarci in gerarchie sociali sulla base dei nostri poteri, su questo ci verrò, e il potere istituzionale, quando l'azione dell'individuo acquisisce degli effetti speciali, non materialmente dovuti, effetti che sono dovuti al ruolo istituzionale più o meno riconosciuto. Per esempio, un poliziotto ha la capacità, ha il potere di compiere l'azione di arrestare. Ma perché affinché un agente possa compiere un'azione istituzionale, per esempio arrestare, un'azione simbolica, il cui risultato è convenzionale, deve eseguire un'azione veicolo, un'azione pratica, un'azione che supporta e implementa quell'azione istituzionale simbolica. Quindi deve avere un potere personale, fare certe azioni pratiche. Il potere istituzionale di compiere un'azione countess, che vale come, sfruttano i miei poteri personali e li trasformano. Se non sono in grado di acchiapparti, di stringerti, di legarti le mani, di portarti a non te posso arrestare. Ma è importante capire che queste azioni fondamentali, pratiche, su cui i miei poteri personali, i poteri istituzionali sfrutta, non bastano. Per formare effettivamente quell'azione istituzionale, quel countess, per esempio l'arresto, devo avere poteri addizionali, necessari. Non bastano i miei poteri personali. Non è che basta saperti acchiappare, stringere, legarti, chiuderti per arrestarti. Non ti sto arrestando. E questi poteri aggiuntivi mi devono essere conferiti dall'istituzione della comunità, delegati e riconosciuti dalla comunità, se no non sto arrestando, sto facendo una prepotenza. Quindi è vero che io devo poter performare un'azione personale, devo avere dei poteri personali per fare l'azione pratica, ma questa azione pratica diventa un'azione istituzionale soltanto se si aggiungono poteri conferiti istituzionalmente dalla comunità delle istituzioni. Allora c'è un effetto simbolico di countess, allora sto arrestando. In sostanza, i poteri istituzionali non possono essere ridotti ai poteri personali e preistituzionali. C'è qualcosa di qualitativamente nuovo che è dato dall'istituzione all'individuo. E gli effetti pratici sono necessari, ma l'istituzione dà potere per la realizzazione di successo di quell'azione pratica. E questo potere riconosciuto socialmente e coperto socialmente mi dà quell'effetto. Quindi è l'istituzione empowerment che rende quell'azione, gli dà quell'effetto di countess, per esempio arrestare. Questa è la visione top down, dall'alto in basso. L'istituzione, la comunità istituzionale, mi conferisce i poteri che mi danno la capacità istituzionale. Ma c'è un rapporto più complesso con le istituzioni. Viceversa, il processo bottom up di passaggio di poteri, dagli agenti alle istituzioni, perché questo è il rapporto. Le istituzioni acquisiscono, prendono, si appropriano dei poteri nostri, degli individui, e noi li deleghiamo, li passiamo, li diamo. E l'istituzione è la costruzione dell'accentramento dei poteri individuali che li delegano, li passano. Quindi c'è un empowerment bottom up dagli individui soggetti all'istituzione che si assoggettano all'istituzione alla creazione del potere istituzionale su di essi. Questo mettere a disposizione, passare i miei poteri, assoggettarmi ai poteri che ho passato, è una forma di alienazione dei nostri poteri. Stiamo alienando i nostri poteri, struttura inevitabile del rapporto sociale, istituzionale. E veniamo alle dinamiche dei poteri, molto interessanti, perché il potere è una creatura proteica, ha molte facce, ma queste facce hanno dei rapporti tra loro e soprattutto i poteri si trasformano in poteri e producono altri poteri. Questa è la dinamica. Il potere dà potere. I poteri sociali, per esempio, ti fanno acquisire addizionali poteri personali di raggiungere scopi che tu non avevi. Non ce l'avevi quel potere lì. Ma grazie allo sfruttamento del potere dell'altro, acquisisci.
Quindi, se tu hai il potere di influenzare l'altro a raggiungere un certo scopo, tu acquisisci il potere di quello scopo. Ma l'altro dipendeva da te, perché tu avevi un certo potere, quindi tu avevi un certo potere di Q. Lui aveva bisogno che del tuo potere di Q, e tu li induci a fare P. Allora il tuo potere di Q, potere di Q, si è trasferito nel tuo potere di P. Puoi raggiungere, grazie al tuo vecchio potere, un nuovo scopo che prima non potevi raggiungere, mediante lui, sfruttando lui. Quindi si trasforma il potere di P di Q nel potere di P, grazie al potere di influenzamento che lo mette, sfruttando i poteri dell'altro, acquisisco nuovi poteri personali. Il potere personale, come abbiamo visto, si trasforma dal luogo al potere sociale sull'altro, over. Ha bisogno di me, i suoi scopi stanno nelle mie mani. Ma il potere sull'altro si trasforma dal luogo al potere di influenzare l'altro, come abbiamo visto. Ma il potere di influenzare l'altro, come abbiamo appena detto, si trasforma nelle acquisizioni di poteri personali. Posso raggiungere scopi che prima non potevo raggiungere. E il co-power anche mi fa raggiungere scopi che prima non potevo raggiungere, sfruttando uno con l'altro i nostri poteri. E il potere istituzionale sfrutta i miei poteri personali, cioè li trasforma. Il mio potere personale diventa un atto istituzionale, se c'è convenzione. Ma il potere istituzionale mi dà dei poteri di influenzamento sugli altri, gli altri il mio ruolo, e magari li sfrutta pure per scopi personali, eccetera, 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 eccetera. Quindi c'è una continua impressionante trasformazione dei poteri in altri poteri, dei poteri in altri poteri, e anche quindi un'accumulazione, l'accumulazione dei poteri. Perché se un potere si vuole in altri poteri, mi fa acquisire altri poteri, mi fa vedere, io acquisisco, accumulo, concentro i poteri. Questa è una dinamica di base del potere. Il potere tende di per sé a accumularsi, perché si trasforma in altri poteri, in altri poteri, in altri poteri. E quindi la mancanza di poteri è una via in discesa. L'acquisizione dei poteri è una via in salita sullo sviluppo dei poteri, della concentrazione. E questa è anche la ragione perché il potere diventa un fine in sé. Non è più un mezzo come sarebbe all'origine, un mezzo per i miei scopi, le risorse, le condizioni. No, no, diventa un fine in sé, una motivazione intrinseca. Accumulare potere, così come diventa una motivazione in sé la conoscenza negli esseri umani. La conoscenza sarebbe soltanto un mezzo in origine, funzionalmente. Mi serve per sapere, per raggiungere gli scopi. No, ma è un mezzo talmente importante, un potere talmente importante che diventa un fine in sé, accumularlo, sapere, conoscere, la curiosità, eccetera, eccetera. La stessa cosa va in genere per il potere. Abbiamo una bramosia del potere, in quanto tale. Perché ci rendiamo conto che il potere originale, che valutava un certo scopo, potrebbe essere usato per altri scopi. È una cosa multi-purpose, multi-uso, può servire a questo, ma anche a un'altra cosa, ma forse anche a un'altra cosa. Quindi è un bene usabile multisenso. Ma allora conviene accumularlo e averlo, magari prima anche di avere lo scopo, anche in funzione dei futuri scopi. Esattamente come il denaro. Il denaro, che originariamente sarebbe banalmente un mezzo, diventa un fine in sé. Perché? Perché è un fine per qualsiasi mezzo, è un mezzo per qualsiasi fine. Potrebbe andare bene per questo, per il certo denaro posso raggiungere quasi tutto. Ma allora conviene averlo, indipendentemente da perché cosa userò. Diventa un fine in sé. E questo vale esattamente in generale per il potere. Il potere è una motivazione intrinseca, l'acquisizione del potere, e la concentrazione del potere. E viceversa, come abbiamo visto nei circoli viziosi, la perdita del potere comporta perdita del potere, comporta perdita del potere, comporta perdita, eccetera, in vari ambiti, in vari tipi. E qui abbiamo un altro elemento di polemica, come l'abbiamo fatto con il grande Amartya Sen. Dobbiamo contrastare il grande Foucault, che sostiene che in ogni rapporto di potere esiste un'intrinseca, magari inconscia conflittualità, una potenziale ribellione, un impulso alla ribellione in quanto sto in un rapporto di potere di un altro che c'ha su di me. No, questa visione è estrema. Non è esattamente così. Non ogni rapporto di potere sociale, di potere anche sull'altro, di influenzamento, comporta un inconscio, conscio, impulso alla ribellione e tendenza alla conflittualità. No, non sempre. Almeno in tre condizioni non è così. Prima di tutto, nei rapporti di potere alla pari, ma questi sono dei rapporti di potere alla pari, bilaterali, reciproci, in cui il vantaggio e l'interesse è reciproco, siamo alla pari. Anche un amico ha un potere su di me, l'influenza che io ho potere su di lui, e così via. Questo co-power
non implica questa tendenza alla ribellione, questa conflittualità. Un altro caso molto interessante, su cui mi soffermo, è la servitù volontaria. Noi umani spesso spontaneamente, senza costrizione, senza spinta, abbiamo una richiesta spontanea, un'accettazione spontanea alla dipendenza. Siamo noi che ci deleghiamo, che ci affidiamo, che abbiamo bisogno dell'altro, che siamo contenti, che si cura di noi, rinunciamo alla nostra autonomia. Terzo caso, su cui dirò poche parole, il rapporto tutorio. Vediamo la servitù volontaria. Una geniale scoperta di un grande filosofo morto giovanissimo alla fine del 600, del 500, discusso sulle volontarie di Etienne de la Boétie, dove dice, per esempio, i tiranni non sono grandi se non perché noi siamo in ginocchio. Il Dostoevskij pure ce l'ha ricordato in un altro modo. Se noi diamo a una persona debole la sua libertà, lui la prenderà soltanto per ridarcela indietro. Esatto. Non è che la libertà è un'ambizione, è premosia di chiunque sempre, non è esattamente così, dipende da situazioni personali, da psichiche. L'immediata connotazione dell'idea del potere sull'altro, di influenzato, è subito soggezione, imposizione, dovuta alla forza, alla manipolazione o alla corruzione. No, questa è una faccia del potere sull'altro, imposto, manipolazione, assoggettato. No, gran parte della soggezione umana al potere di un altro, lo stabilimento quindi delle relazioni gerarchiche che è il dominio, è un sentimento spontaneo, una tendenza al posizionamento spontaneo del soggetto, di chi si assoggetta. Questo per varie molteplici ragioni dal punto di vista psicologico. Per esempio, per senso di appartenenza, identificazione, sono come voi, voglio essere con voi, tu sei il mio capo, sei il leader, di tu. Conformismo, precarietà. Oppure per una naturale gerarchia emozionale e sociale di vissuto, tipo mamma e bambino, genitori e figli, oppure per emergere un'organizzazione collettiva del gruppo per fare una certa cosa e c'è uno che ha l'iniziativa e quindi diventa di fatto il leader e così via e noi vogliamo che faccia così, ci sottomettiamo, oppure per cecità, perché come ho detto prima non siamo consapevoli che saremmo capaci, che saremmo autonomi, e se non ne siamo consapevoli non siamo autonomi. Se non sappiamo di avere un certo potere, non ci abbiamo quel potere. Siamo noi che ci rendiamo, per la nostra ignoranza e incomprensione o demotivazione, dipendenti. Quindi questa cecità o mancanza di motivazione, limiti cognitivi, debolezza, passività, ci possono anche essi rendere spontaneamente e senza imposizione e conflitto dipendenti. Mi concentro sulla parte più grande. Questo vissuto, questa spontanea rendersi dipendenti, rendersi soggetti, non emanciparsi, non avere il conflitto, eccetera, è un ruolo sociale, un aspetto sociale molto importante di cui pensa Guardini. Ed infatti un aspetto fondamentale dell'educazione e dei processi di emancipazione dovrebbe essere proprio quello di alcuni poteri che non possono essere concessi, dati generosamente, dall'alto in basso, nel processo di impossessamento, di empowerment. Ma quello che è fondamentale in questi processi, per esempio nell'adolescenza, nell'emancipazione dei gruppi sociali, è che alcuni poteri devono essere reclamati, strappati, li rivendico, li voglio io e me li prendo io, non è che tu me li dai generosamente, no, non me li vengono concessi, me ne devo appropriare, altrimenti non avrò il vissuto corretto, ma mi sarò reso dipendente e soggetto. Torniamo quindi. Perché la scienza cognitiva dovrebbe avere un ruolo così rilevante nel del potere? Per esempio anche per questo aspetto. L'importanza della cognizione, della motivazione, dei feeling e le dinamiche del potere, per esempio nella soggezione spontanea, nell'accettazione spontanea, non necessariamente imposta, del dominio dell'altro. E questo dipende, che in parte è anche funzionale, come dicevo, dipende dai vissuti, dagli stati d'animo, dalla consapevolezza, non consapevolezza, eccetera, eccetera. E l'ultimo caso in cui non concordo che ci sia sempre necessariamente un conflitto e un input alla ribellione è il rapporto tutorio, un concetto che ho tanto e da cui lavoro molti anni, anche se non sono riuscito a pubblicarlo. Che cos'è il rapporto tutorio? Il rapporto sociale molto particolare di poteri. X non sa, non capisce cosa sarebbe bene per lui, cosa è il suo bene, cosa sarebbe il suo interesse, quindi non lo persegue. Mentre l'altro, Y, capisce, sa cosa sarebbe meglio per X, quale sarebbe nel suo interesse, per il suo bene.
Y sicura, c'ha a cuore il bene di X, se ne preoccupa e quindi cerca di influenzarlo, di indurlo a fare quello che è per il suo bene, nel suo interesse, inducendolo, influenzandolo, eccetera, persuadendolo, oppure persino obbligandolo, costringendolo, come nei rapporti genitori figli. E quindi persino con conflitti, ma non necessariamente. È un rapporto di potere, questo tutorial, fondamentale, onnipresente nella vita e società umana a tutti i livelli. È il rapporto mamma-bebè, è il rapporto genitori-figli, è il rapporto insegnante-allievo, è il rapporto medico-paziente, è il rapporto consulente-esperto-tecnico-cliente che dice che devo fare, non lo so, è il rapporto delegante-delegato, è il rapporto governanti-governati, da mamma a bambino fino alla politica. Tutti i livelli sociali sono caratterizzati inevitabilmente da questo rapporto di cui qualcuno pensa, crede, sa meglio di me cosa è bene per me e se ne cura e mi induce a farlo o mi obbliga a farlo. Ma è un rapporto ineliminabile, ma molto, molto problematico e inquietante. Su che base Y presume di sapere meglio di X cosa è bene per X e cosa è meglio per lui, cosa è nel suo interesse? Non sarà che spaccia per il bene dell'altro quello che è nel proprio interesse? Magari persino in buona fede? È per te, è per il tuo bene, è per il tuo bene. O magari in mala fede, manipolandolo, per i propri comodi? O non sarà che spaccia per il bene dell'altro o crede che sia il bene dell'altro quelle che sono le aspettative sociali, i valori sociali, lo vuole conformare a questo? E magari non è per niente bene per X conformarsi ai valori sociali? Come faceva disperatamente il fratello di Van Gogh, che cercava di conformare ai valori sociali e non riusciva a capire perché lui doveva violarli e per il suo bene, chiusa parentesi. Quindi un rapporto molto problematico, ma non necessariamente, non sempre, e non necessariamente utilmente con un conflitto interno. Cristiano, come mi hai chiesto, ti segnalo che sono passati i 40 minuti. Ai. Allora, 5 minuti su questo potere e valere, scusate. Potere e valere. Il potere dà valore. Ci fa valere per gli altri. Noi abbiamo bisogno di valere qualcosa per qualcuno, di valere per noi stessi. Quanto valgo? Di valere qualcosa per gli altri, di essere una novità, la nostra immagine sociale. Come mi stimolano, come mi valutano? Ma cosa vuol dire valere? Essere oggetto di valutazioni positive, stime. Che cos'è la valutazione? È l'attribuzione di riconoscimento di certe doti, di certe qualità, di certi poteri, prevalentemente interni. Skills, abilità, qualità, personalità. Le vedete i miei poteri, le apprezzate, le valutate, allora ricevo valutazioni positive, mi stivate. L'importante è che io dia i segni dei miei poteri, perché quello che voi vedete sono i segni dei miei poteri, quindi la valutazione è dovuta magari a poteri falsi che non ho, ma a segni che io so esibire. Ma se il potere mi dà valore, succede anche l'inverso, che il valore mi dà potere, valere è potere. Per questo è fondamentale valere qualcosa per qualcuno, perché è così importante? Per 3 ragioni. Prima di tutto, per poter costruire e mantenere la mia autostima, valere anche ai miei occhi, e quindi poter avere ambizioni, progetti, cimentarmi, avere progettualità. Se non penso niente di buono di me, che stima ho? Rinuncio a tutto. Ma come faccio a costruire la mia autostima se non in base anche alle evoluzioni che ricevo? Secondo, è così importante valere qualcosa per qualcuno, avere una stima, un'immagine sociale buona, perché mi crea la rete sociale. Allora entreranno con me in rapporto, sarò io il partner, entreranno in rapporti di scambio, di cooperazione con me, avranno fiducia in me. E quindi io ho rapporti sociali, posso sfruttare i poteri degli altri, entrare in scambio e posso raggiungere molti più scopi. E quindi acquisisco poteri, grazie, soddisfo nuovi scopi, nuovi bisogni, grazie alla stima, alla valutazione degli altri in cui entro nelle relazioni, hanno bisogno di me, dipendono da me, perché pensano che abbia dei poteri e dei valori. E questo crea anche quelle gerarchie sociali di cui dicevamo prima. Cioè, chi si colloca in alto, chi si colloca in basso, chi è meglio, chi è peggio. Tutto questo si basa sui giudizi, sulle valutazioni. Lui è più intelligente, lei è più simpatica, lui è più bello, eccetera, eccetera. Crea queste gerarchie, non le gerarchie ufficiali, il generale, il sergente, il capo ufficio, no, le gerarchie interpersonali di cui viviamo, dei rapporti sociali informali. E quindi abbiamo uno scopo fondamentale di avere una buona immagine sociale, di valere qualche cosa per qualcuno, di ricevere qualche trust, che questo ci dà un capitale relazionale, un capitale reputazionale.
gli altri hanno bisogno di me, gli altri dipendono da me e questo mi dà un capitale per i miei scopi, evidentemente. Quindi questa dinamica che abbiamo visto di trasformazione e moltiplicazione dei poteri, il potere personale si trasforma nell'immagine e valutazioni che ricevo, questo comporta un posizionamento comparativo, sono meglio di lui, sono peggio di lui, lui è meglio di me, io sono meglio di lui, questi si rivolgeranno a me, oppure dipendenza degli altri, e questo mi dà un potere sugli altri, che si rivolgeranno a me, dipenderanno da me. Ma questo crea partnership, scambio sociale, potrò usare i loro poteri, o posso influenzarli. Questo moltiplica i miei poteri, moltiplica i miei poteri, moltiplica i miei poteri, e vai, in questo circolo virtuoso e vizioso. E ci sono emozioni del potere di cui non mi soffermo, legate molto a questa questione dell'immagine, per esempio la vergogna è esattamente questo, è dovuta a una emozione negativa di mancanza di poteri. Io dentro di me, io stesso vedo che valgo di meno, che non valgo, interiorizzo il mio disvalore. La vergogna è un fatto intimo, comporta una sincera condivisione, anche per me è una brutta cosa. E quindi soffro della vostra valutazione perché io la condivido e ne sento. Se non la condivido, non è così. Se per me è una cosa bella, per me vergogno, ma di scontro di valori, ma di ribellione, mi provoco. Ma che ti permetti? Ma che pregiudizi? Ma come ti permetti? Ma che mi vergogno per niente? Ma che c'è per me? Ma che mi insulti? Cioè, provoco, sfido addirittura. Posso sfidare due modi, posso gestire i vostri valori. Una provocazione scissionista. Non sono come voi, non voglio avere niente a che fare con voi. Voi siete dei ben pensanti borghesi. A me non mi frega niente di voi, sono diverso in un altro mondo. La provocazione punk. Oppure una provocazione di tipo diversa, volta a cambiare i vostri valori. Non è possibile continuare questi pregiudizi. Dovete cambiare questi valori. Ve lo sfido, perché non c'è niente da vergognarsi. Sono fiero di questo, non me ne vergogno per niente. Dovete cambiare questi pregiudizi. Per esempio, la provocazione gay, l'orgoglio omosessuale, la provocazione sbatterti in faccia, che non c'è niente da nascondere, ho fatto tutta la vita, non solo faccio acting out, ma ve lo espongo, vi provo, perché voglio che cambiate i vostri giudizi, perché voi dovete essere parte di questa società. Ma sto anche sradicando da dentro di me il vissuto negativo e vergognoso che ho avuto per anni. Lo devo rieducarmi emozionalmente dentro di me, cambiare i miei vissuti che sono nella mia budella. E per fare questo non posso che riuscire a viverlo come una cosa bella insieme agli altri, se da solo non ce la faccio, esibirlo. Ah, mi sto facendo una rieducazione emozionale di un disvalore che era dentro le mie budella, processo complesso psichico-emozionale. Ci sono varie emozioni del potere su cui non possiamo soffermarci, non solo la vergogna, ma anche l'invidia, la pena, la compassione, la colpa, l'orgoglio, la fiducia in te, la figura dell'altro, l'autostima, la speranza, eccetera, eccetera, eccetera. È molto complessa, che abbiamo sviluppato con la mia carissima Maria Miceli. E allora, concludiamo leggermente, tanto vi do le slide, poi, chi interessano. C'era anche il potere su se stessi, il governo di sé, la forza di volontà come imposizione, influenzamento, potere sociale su se stessi e vita sociale con se stessi. Perché è incredibile che noi, per influenzare noi stessi, usiamo tutte le forme del potere dell'interazione sociale. L'interazione sociale con i poteri sociali viene introiettata, interiorizzata, applicata regressivamente a se stessi, con tutti i mezzi sociali. Usiamo con noi stessi l'argomentazione, come se non avessimo già quelle idee. E quindi ci diamo il pro e contro, discutiamo con noi stessi, o addirittura un meta argomento a meta livello. Ma davvero puoi credere questo? Ma non essere come in genere come azione, c'è tutta un'azione sociale nella nostra stessa mente. Non solo, ma usiamo persino le promesse e le minacce a noi stessi. Se faccio questo, allora niente questo. Gli impegni con noi stessi, facciamo patti e promesse a noi stessi. E poi ci sentiamo in colpa se non li manteniamo e se li tagliamo, perché viviamo un impegno. Inoltre, non solo facciamo promesse e minacce, ma ci puniamo, ci premiamo dopo per mantenere e apprendere l'apprendimento, educarci per il futuro. Non solo, ma non possiamo influenzarci, non solo verbalmente e imposizionando le cose, ma persino con impegni e con cose esterne, come facciamo con gli altri, con i bambini, per esempio, levandogli i mezzi, e così lo influenzo. Non può. Per esempio, so che spenderei i soldi e vado lì, sai che faccio? Ci vado, ma lascio a casa la carta di credito, lascio a casa il portafoglio, per impedire a me stesso di ricadere nella trappola. Quindi possiamo influenzarci anche con mezzi esterni, oppure siamo emozioni verso noi stessi. Quindi colpa, rimprovero a noi stessi, vergogna su noi stessi, biasimo, eccetera, eccetera. Una domanda che nessuno si è mai fatto in teoria delle emozioni è: quali emozioni sociali
sono usabili o non sono usabili verso se stessi, forse soltanto l'invidia, forse solo quello, non posso invidiare me stesso. Chiusa relazione, due parole di conclusione banalissime. In molte teorie del potere immediatamente ci si focalizza sul problema della rete sociale, della cooperazione, della game theory, sul livello di macro livello, macro sociale, come fossero le basi del potere. No, le basi del potere vanno trovate partendo dalle capacità soggettive e personali, oggettive, dai rapporti di dipendenza, delle relazioni che da queste emergono, dalla dinamica, dall'influenza, la persuasione, l'identificazione, eccetera, le cose che abbiamo visto. Questo è il reale basamento del potere, è la teoria che fa fatta preliminarmente. Perché la scienza cognitiva ha delle cose importanti da dire? Ho detto, prima di tutto, perché il fondamento della nozione di base non è sociale e sociologico, ma è individuale. Potere. Teoria dell'azione guidata da Scopi, teoria degli Scopi. Secondo, perché ci sono diverse forme e dinamiche del potere e tutte sono fondamentalmente determinate dagli stati mentali, motivazionali, credenze, Scopi, eccetera. E secondo, e terzo, perché su questa base si può fare la teoria di come un potere si trasforma in antipotere, si trasforma in antipoteri e si porta a un meccanismo problematico di trasferimento, approvazione e accumulazione dei poteri. Scusate della corsa e delle troppe cose che avevo messo dentro. Grazie.